hanno fatto saltare la cassa continua del supermercato alle mie spalle e poi in tutta fretta si sono dati alla fuga. È successo questa notte a Fogliano della Chiana in via della Repubblica. Erano infatti le 2:15 quando il vicinato è stato svegliato di soprassalto da un forte boato. All'inizio si era pensato ad una spaccata con un'auto, invece gli accertamenti hanno rilevato che la banda ha fatto saltare la cassa del supermercato con un gas presumibilmente acetilene. Ho sentito il rumore e ho guardato qui in casa, era tutto a posto e mi sono riaddormentato. Cosa ha pensato quando ha sentito? Che fossero ladri, però visto che l'impianto di allarme era tutto a posto, non c'era niente, quindi non mi sono affacciato alla finestra e sono riaddormentato. I malviventi quindi hanno prelevato il contante, circa 15.000 euro, l'incasso delle ultime due giornate, ed infine sono scappati. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, ma la banda aveva già fatto perdere le sue tracce. A quanto risulta da alcune testimonianze, per la fuga i ladri avrebbero utilizzato un'auto di colore scuro. Al vaglio dei militari che stanno portando avanti le indagini, adesso anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del colpo.